Ciao cari amici del progetto Ruskellius, oggi vediamo come si crea un progetto per C Sharp. Innanzitutto questo è Visual Studio 2019, l'interfaccia iniziale, questi sono i vari progetti che sono stati già fatti. Allora ci dice, vuoi aprire un progetto, vuoi crearne uno nuovo, aprire una nuova locazione, oppure vuoi fare un checkout del codice o clonarlo. Nel senso, se fa una copia del progetto originale in modo tale che non si rovini. Oppure continua senza codice. Poi facciamo crea un nuovo progetto. Quando facciamo crea un nuovo progetto, ci chiede con che linguaggio lo vuoi creare. C'è C++, c'è C Sharp, F Sharp, Java, JavaScript, linguaggio di query, Python, TypeScript e Visual Basic. Noi diciamo C Sharp. Ci chiede, vuoi crearlo su Windows, su Xbox, tipo OS, macOS, Linux, iOS, Azure, Android o altre piattaforme. Noi diciamo su Windows, in questo caso. Poi ci chiede, il tuo programma deve essere per console, per desktop, per dispositivi mobili, per le estensioni, per le espressioni, per i giochi, per l'IoT, per le librerie, machine learning, Office, piattaforma UWP che significa risorsa universale, praticamente, può utilizzare dappertutto. Per i plugin, Roslyn, servizi, stream analysis, test, USDK e web. Noi in questo caso facciamo semplicemente console. Poi per le console ce ne stanno 4 tipi, o 5, aspettate. 4 tipi, ok. Ci dice se vogliamo creare un progetto che giri sulla .NET, per Windows, Linux e Mac, oppure con .NET Framework, console di flusso, oppure standalone con analisi del tool. Noi facciamo una cosa abbastanza semplice, facciamo questa opzione e andiamo avanti. Ecco, mettiamo un bel titolo, tipo Tutorial 01. Lo memorizziamo qua. Si può dare anche un nome alla soluzione, nel senso si possono mettere più file all'interno del progetto, togliendo questa opzione. Ad esempio mettiamo provo 01, qui ci fa vedere quale framework utilizzare nella .NET, possiamo lasciare questo, facciamo crea, ci dovrebbe creare le impostazioni iniziali del nostro progetto, attendiamo qualche momento che avvii l'IDE. Sta caricando il nostro progetto, come vedete. Vediamo come è fatto un progetto C Sharp. Allora, il nostro programma è questo. Allora, ci si presenta davanti un codice scritto in C Sharp che utilizza il paradigma object-oriented. Se date un'occhiata è molto simile alla sintassi di Java, infatti crea una classe che si chiama Program, poi crea una funzione main di tipo statico con un vettore di stringhe e gli argomenti. Poi ci sono due oggetti implementati
Activity che implementa un workflow, infatti si chiama workflow 1, poi c'è un worker flow invoker che invoca workflow 1. Ok, proviamo a fare una stampa. Console.write facciamo write line, così andiamo pure a capo. Benvenuti nella programmazione in C Sharp. Proviamo a salvare e mandare in esecuzione. Qui sotto nella console dovrebbe apparire il risultato, cioè la lettura della nostra stringa. Adesso sto facendo la compilazione. Abbiamo messo di default debug e macchina 32 bit, x86 32 bit. Quindi sta compilando. Se non ci sono errori, dovrebbe darci la nostra stringa. Perché è andato a cavo? Perché non c'è un comando che tenga il prompt aperto. Quindi facciamo readline, apri e chiudi, così come si faceva un tempo in Pascal, rimandiamo l'esecuzione benvenuti nella programmazione in C Sharp. Questo è tutto per la prima lezione di C Sharp. Vi ringrazio per aver seguito il nostro tutorial. Se vi è piaciuto, potete iscrivervi al canale, potete segnalare la campanellina per avere le nuove notifiche, mettere dei like, commentare. Se proprio siete di buon cuore, potete anche effettuarci delle donazioni andando nella parte info del canale e selezionando o PayPal oppure Patreon. E quando facciamo gli stream c'è Streamlabs. Vi ringrazio anticipatamente per aver visto questo scusate, questo tutorial. Un bacione da Pancrazio del progetto Ruskellus. Ciao!